L'ultima partita ufficiale disputata dalla Cairesa allo stadio Brin fu proprio contro il Finale. Non siamo solamente noi a ritrovare i giallorossi, ma lo è anche Edo Capra, qui inquadrato in questo istante. Per lui un ritorno a casa dopo aver vissuto da vero e proprio protagonista la cavalcata trionfale che ha portato il Vado a staccare il biglietto per la promozione al campionato di Serie D. La Cairese questo pomeriggio avrà modo di affrontare una squadra dello stesso campionato dopo una pre-season ricca di soddisfazioni. Sono arrivate ben 5 vittorie su 5 partite disputate. I nostri ragazzi vogliono far bene, non vogliono sfigurare, e naturalmente lo dimostra anche l'inquadrato presidentissimo Pensiero, dietro di lui il vicepresidente Flavio Camici, entrambi entrati all'interno dello spogliatoio gialloblu per caricare ed appoggiare la truppa di Enrico Vella. Sugli spalti sono attesi 250 spettatori circa, terreno in ottime condizioni, come lo sono altrettanto il clima e la temperatura. Durante il riscaldamento da parte delle due squadre siamo andati un attimino a stuzzicare Olivieri ed Edo Capra. Sentiamo un attimino. Olivieri, non è neanche cominciata la partita, subito i fischi ingenerosi da parte dei tuoi ex tifosi. Troppo ingenerosi? No, sono tranquillo. Tranquillo? Sì, 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 tranquillo. Capra, Capra, scusa, una battuta. Ti stai a ripartire dall'eccellenza? No, no. Entriamo adesso nel vivo degli spogliatoi, a cominciare da quello gialloblu. Vediamo un sorridente Genti Torra. Tutt'altro che sorridente. Lorenzo Ninivaggi, la concentrazione fatta a persona. Lo sguardo attento del Cobra si allontana per precauzione la telecamera. Ecco Alessio Salis. Telecamera adesso stacca sul principe, Goso, il giovanissimo Goso. E poi si disseta Gianluca Olivieri. Passiamo adesso in sala massaggi. Vediamo un impegnatissimo Jerry Caneba impastare le cosce del reinventato terzino sinistro Francesco Saviozzi, osservato da Gianluca Rollero. E adesso all'interno della tana del Finale. I giocatori si stanno preparando. Chi in borghese, chi in costume da bagno, chi è quasi vestito, quasi pronto. E naturalmente il solito osservato speciale, Edo Capra. Con la telecamera che non lo molla neanche per un istante. L'ora X sta per scoccare. È quasi tutto pronto, prima del fischio d'inizio, ecco il cubo che attenderà assieme al pallone della Molten l'ingresso in campo delle due squadre. Sono pronti a uscire, eccoli qui, con i volti alcuni distesi ed altri super concentratissimi dei giocatori gialloblu. Tutto pronto per l'ingresso in campo, siamo pronti per raccontarvi il primo film della stagione 2013-2014. L'arbitro si impossessa proprio in questo istante del pallone Molten, avviandosi all'interno del cerchio di centrocampo, al suo fianco i due assistenti di linea e i capitani
delle due squadre. Lo schieramento e adesso le strette di mano. Ci siamo per il primo film della stagione, ma molto probabilmente sarà anche l'ultimo che vi racconterò. Subito, assimilare il panico sulla fascia destra. Già ne fa fuori uno, poi converge e taglia col sinistro dall'altra sfonda del campo. Salis per il momento viene intercettato da parte del terzino destro giallorosso. Fa sul pallone Capra, cercando di avviare una cavalcata. Lo ferma Sabbiozzi, poi Salis, non Luca per Ninivaggi, il controllo, il destro, la parata del portiere del finale. Subito brividi per gli ospiti. E adesso sono i giallorossi a tentare di costruire una manovra pericolosa, ma sulla strada si trovano Genti Torra, che è pronto ad accelerare facendo avviare il turbo. Attenzione, quasi lo spigolo dell'area di rigore viene esteso e per la Cairese ci sarà un calcio di punizione in posizione favorevole, con la conseguenza del cartellino giallo per il giocatore giallorosso. Tiro del finale, adesso scodella la palla per Edu Capra, che può controllare la conclusione col destro. Edu Capra! E come nell'ultima gara contro i giallorossi nello scorso campionato, il finale a passare in vantaggio grazie a un gol del suo gioiellino. Finale 1, Cairese 0. Pronto subito però la risposta della Cairese con una botta molto pericolosa da parte del geometra Spozio, servito perfettamente da Diego Alessi. Subito all'arrembaggio lo squadrone gialloblu per cercare di riacciuffare il pareggio. Calcio d'angolo adesso per la Cairese, Fagione, tocca per Torra, non riesce a crossare in un primo momento, lo fa in un secondo, Alessi di testa, nessun problema per il portiere del finale. Capra prova adesso ad avviare la manovra offensiva dei giallorossi, servendo l'esterno destro di centrocampo che converge, poi il tocco in avanti, l'1-2 e il sinistro pericolosissimo che sfiora il palo alla destra di Gianluca Binello. Che brividi! Riparte adesso la Cairese con Spozio, serve lateralmente Andrea Fagione, deve anche evitare il guardialine, poi il cross in mezzo, Ninivaggi contro il contesto, il sinistro, la parata del portiere, ha chiamato palla Alessi, ottima però l'iniziativa di gialloblu. Si arrangia adesso con Mestiere Olivieri, forse non troppo, perché l'arbitro se n'è accorto e gli scaraventa davanti il cartellino giallo, la punizione del capitano dei giallorossi, Capra di testa, fuori di un soffio. Senatori della tifoseria della Cairese, signor Crocco. Queste sono le prime partite, per cui le condizioni di alcuni giocatori, poi magari altri anche mancano. Io credo però che questa sia un buon test, una buona partita, perché il finale è una squadra molto forte, soprattutto l'ho visto forte sia nella fase offensiva che difensiva. Per cui credo che la Cairese stia facendo una buona partita, una partita equilibrata, è venuto un bel gol di Capra. C'è stato un po' un fortino, un forte vento che ha favorito la squadra in finale del primo tempo. Comunque è una gara interessante, una gara combattuta, dal risultato sicuramente incerto.
innanzitutto pronto per l'avvio del secondo tempo. Fischio d'inizio, partiti! La preoccupazione dei due allenatori, Enrico Vella e Mister Buttu. Parte subito carica la Cairese. Rimessa laterale di Saviozzi per Nini Vaggi, in un primo controllo, poi il tocco indietro per Saviozzi, palla dentro, libera Cocito per Fanciocco, sinistro in bocca al portiere, pericolosissima la Cairese, subito attiva nell'avvio di questo secondo tempo. Adesso Saviozzi e Salis a controllare il numero 8, si destreggia, poi va via con un numero sublime, palla dentro, Olivieri salva tutto, Olivieri salva tutto, mamma mia che brividi, ci salviamo. E adesso Capra braccato da Spozio e Olivieri, riesce comunque ad andare dietro, poi il traversone, il numero 11 controllato da Coso, riesce a calciare, la palla ancora lì, attenzione Jacopino, stende perno, arriva l'arbitro e c'è cartellino giallo per il giocatore del finale, ammonito per simulazione, vediamo il replay e questo era rigore netto, questo era rigore netto, Jacopino sposta letteralmente la gamba di Perro, attenzione, riparte ancora la Cairese, Genti Torra prova a seminare il panico, cede la sfera di gioco a Spozio, lateralmente per Andrea Fagione, lo sguardo in mezzo, poi la sfonda di Salis, Spozio col destro, a fil di palo, a fil di palo, si conclude così questa azione pericolosissima avviata dai gialloblu, peccato. Attenzione Perlo, fuori di poco e brividi per Gianluca Pirello. Adesso Jacopino cerca Spiralli, Scodella pallone in avanti, Nini Vaggi incontra il pallone, il gioco si ferma, arriva l'arbitro deciso sullo stopper del finale Cocito, sventolandoli così il cartellino giallo. E adesso si leva la casacchina rossa, Simone Pizzolato è quasi pronto a entrare, ma si prosegue, Fagione, l'1-2 con Nini Vaggi, Alessi spazia via il finale, mentre proprio in questo istante Pizzolato rivela Salis, ottima la sua prova, cerca subito di mettersi in mostra Pizzolato, scodella questo pallone in mezzo, pasticcia la difesa del finale, può approfittarne Fagione, alto sopra la traversa, si è dovuto lanciare però il portiere del finale, il surrogato in condizioni spettacolari. Saviozzi abbatte Capra, forse uno slancio eccessivo da parte del ricciolo fantasista giallo-rosso, fatto sta che Saviozzi viene ammonito. In questo istante Enrico Vella chiama il cambio, è pronto Gianluca Rollero, lo squalo dopo 3 anni di prima categoria ricomincia ad assaggiare il calcio che conta e nel frattempo gli applausi scrosciati per Nini Vaggi. Fagione sulla destra si accentra dallo spigolo, mette questo pallone in mezzo, Rollero di testa, allontana il finale, Pizzolato è sforbiciata, cosa stava facendo? L'Eurogol mancato di Pizzolato, ma siamo presenti, avanti così ragazzi, avanti così! Ancora Fagione come una macchina che non vuole spegnersi, prova ad andar via, ha battuto l'arbitro, su segnalazione del guardialine, segnala calcio di punizione. È pronta la battuta Andrea Fagione, lo sguardo verso l'area piccola, passi brevi, parte lo spiovente, Diego Alessi di testa, gol! E fatemelo gridare, e fatemelo gridare per l'ultima volta! Diego Alessi! Il morso del Cobra, velenosissimo per il gol del pareggio, come nella gara dello scorso anno, nello stesso angolino, grandissimo Cobra, 1-1, 1-1, 1-1!
sveglio adesso al finale, prova a ripartire alla carica, un destro che Binello mette fuori, grandissimo Gianluca, lancia in avanti per Rollero, prova a seguire il pallone, lo ostacola Cocito e poi Rollero gli fa sentire tutta la stazza e finisce così la prima partita di Coppa Italia. Cairese finale termina con il risultato di 1-1, abbiamo assistito a una partita molto piacevole, non vi resta che salutarvi e darvi un grandissimo abbraccio da Manuel Namju Vella, è veramente tutto, arrivederci ragazzi. Gentili spettatori di Giallo Blue Channel, appena terminato l'incontro tra Cairese e finale, primo game di Coppa Italia, concluso con il risultato di 1-1. Abbiamo qui con noi l'allenatore Enrico Vella, mister, siamo noi cambiati o il finale è cambiato? Diciamo che sono cambiate tutte e due, perché il finale me l'aspettavo con più geometrie, oggi ci ha messo in difficoltà, posso dire... 20 minuti ha avuto parecchie, non diciamo pare gol, però ci ha creato dei problemi sul rimetto il portiere e ci hanno messo un po' in difficoltà. Poi il resto posso dire che la partita noi abbiamo cercato sempre di giocare, abbiamo giocato nei buonissimi primi 15 minuti. Poi dopo che loro hanno fatto gol abbiamo avuto un po' di sbandamento, poi ci siamo ripresi e abbiamo finito in crescendo. Poi secondo tempo ho visto un'altra squadra, cioè una Cairese bella che cercava di giocare sempre con geometrie piacevoli, bravissimi gli esterni, devo fare i complimenti a tutti i ragazzi perché poi avevamo in squadra i due esterni, cioè Goso che ha fatto l'esordio 97 e Sabiozzi esterno sinistro che era la prima volta che giocava in quel ruolo, perciò in difesa non è che eravamo proprio messi bene, però devo fare i complimenti soprattutto a Goso che ha fatto una bellissima partita, per essere la prima ufficiale che ha fatto è stato fondamentale. Stuzzico come ultima domanda, dato che la scorsa stagione avevate terminato l'ultima gara di campionato in casa proprio contro i giallorossi, non si è visto passare davanti qualche fantasma della scorsa stagione? Una partita emozionante, quel 2-2, altri giocatori, gli ha pensato qualcosa, ha pensato a questo durante l'incontro? Dico la verità no, perché in questo momento sto pensando alla squadra che ho tuttora. Sono contento, l'anno scorso lo so, è stata una partita fantastica, emozionante, bellissima, c'ho ancora il ricordo perché ce l'ho il ricordo di quella partita che l'anno scorso aveva messo proprio sotto il finale ed era campionato, era diverso, quest'anno siamo partiti in Coppa Italia, diciamo che adesso vogliamo andare in Imperia mercoledì per vincere, io l'ho detto già ai ragazzi, andiamo in Imperia per vincere, voglio vincere e poi vedremo. Ma ringrazio mister, buon proseguimento. Grazie anche a te.